Allora, la volta scorsa abbiamo visto le rotazioni. Abbiamo visto le rotazioni come definizione di trasformazione geometrica. Una rotazione è una trasformazione geometrica che manda un punto P, il punto P', in modo tale che la distanza di P da O, centro della rotazione, e di P' da O siano la stessa lunghezza. E inoltre che l'angolo P o P' abbia un determinato valore. Perché per definire la rotazione servono due eliti. Un centro di rotazione, cioè un punto rispetto al quale si ruota, e l'angolo di rotazione. Vediamo se ce la facciamo. C'è un punto O rispetto al quale diciamo di eseguire la rotazione. E il punto P viene ruotato nel punto P' di un angolo alfa, in modo tale che OP è congruente a OP', cioè il punto di partenza e il punto di arrivo della trasformazione hanno la stessa distanza da O, e POP' è un angolo di data ampiezza, quindi ruoto rispetto al centro O di un angolo alfa, quale che sia. Se non dico altro, il senso di rotazione positivo si intende quello antiorario. Ok? Perfetto. Abbiamo visto che la trasformazione è un'isometria, cioè se ho due punti A e B e li ruoto, A e B ha la stessa lunghezza del segmento A'B', indipendentemente da quali siano A e B. I punti uniti di una qualsiasi sono solamente il centro, l'unico punto che per qualunque rotazione va a finire in se stesso. Se non dico altro, la rotazione non ha altri punti uniti. La figura unita per rotazione, per qualunque rotazione, è la circonferenza rispetto al centro della circonferenza di qualsiasi angolo. Comunque io ruoto la circonferenza, quello che ottengo è la circonferenza stessa, non cambia la figura, i punti sono diversi ma la figura è la stessa, d'accordo? Ci sono alcune rotazioni speciali. La rotazione di angolo 0, supponete che l'angolo alfa sia 0, allora P e P', se alfa è 0, come sono tra di loro? Coincidono. Se l'angolo è nullo, P e P' sono lo stesso punto. Quindi se l'angolo, se ho la rotazione di qualunque sia il centro O con alfa nullo, ogni punto va a finire in se stesso. In quel caso la rotazione diventa l'identità. Cioè, ogni punto viene trasformato in se stesso, d'accordo? In quel caso tutti i punti sono punti uniti, ma una rotazione speciale. La stessa caratteristica ce l'ha, vediamo se riusciamo a cambiare pagina, no.
La stessa caratteristica se lo ottengo anche con la rotazione di centro O e angolo 360 gradi. Ogni punto di nuovo è trasformato in se stesso perché fa un angolo giro. Torno al punto di partenza. Anche questa è un'identità. Se invece prendo l'angolo piatto, la rotazione di centro O e angolo 180 gradi, questa non è un'identità, ok? Lo è però se la applico due volte. Se faccio una prima rotazione di 180 gradi e poi un'altra rotazione di 180 gradi, che questo sia P, questo è O, se ruoto di 180 gradi ottengo il punto P primo, se ruoto di nuovo di 180 gradi torno in P. In questo caso, se applico due volte la stessa trasformazione e ottengo l'identità, quella trasformazione prende il nome di involutoria. Si chiama involutoria una trasformazione tale che coincide con la sua inversa. Involutoria. Nome un po' strano, ma si dice così. Pazienza, ce lo teniamo. Tutto chiaro? Oggi vediamo un'altra particolarità delle rotazioni, che è la seguente. Qual è la relazione che lega, abbiamo visto l'altra volta, che una simmetria centrale, posso pensarla come una combinazione di due simmetrie assiali rispetto ad assi perpendicolari. Okay? Qual è la relazione che lega la rotazione, se c'è, la rotazione e le simmetrie assiali? Prendiamo due assi A e B secanti che si intersecano in un punto O. A intersecato B è il punto O, quindi per esempio questo è A e questo è B. E chiamiamo beta l'angolo tra A e B. A o B è l'angolo beta, cioè O. Ok? Prendiamo un punto P e consideriamone il simmetrico rispetto all'asse A. Quindi la simmetria assiale di asse A manda P in P'. Quindi P' è più o meno questo. Poi prendiamo il simmetrico di P' rispetto all'asse B. Quindi la simmetria di asse B manda P' in P secondo. Questo è P secondo più o meno. Se adesso congiungo O con P, certo, ripeto se serve, prendo due assi qualsiasi, due rette qualsiasi, non necessariamente perpendicolari, basta che siano secanti, si intersecano in O. A intersecato B è uguale ad O. Attenzione, questo è O, non un zero insieme a vuoto, è un punto. Sì. E l'angolo tra le due rette lo chiamo beta, per dargli un nome. Allora, la simmetria assiale rispetto all'asse A applicata a P manda P in P'. Abbiamo già visto come avviene. Il segmento PP' ha questa retta come asse di simmetria, cioè interseca il segmento nel suo punto medio e PP' è perpendicolare ad A. Dopodiché, al risultato di questa simmetria, applico un'altra simmetria. La simmetria rispetto a V manda P' in P secondo. Adesso vediamo se riesco, cambiando colore forse è più chiaro, congiungo P con O.
e il primo conto. Questi due segmenti tra di loro sono congruenti, per quale ragione? OP è congruente a OP primo. Perché? Perché la simmetria assiale è un'isometria. O è simmetrico di se stesso perché appartiene all'asse e OP per simmetria assiale è congruente a OP primo. Perché, ripeto, la simmetria di asse A manda O in se stesso, in quanto O appartiene all'asse A. Il segmento OP primo è anche congruente a OP secondo per la stessa ragione, perché OP primo e OP secondo sono simmetrici rispetto all'asse B. Perché OP primo e OP secondo sono il risultato di una simmetria assiale che è un'isometria, l'abbiamo già dimostrato, non serve a ridimostrarlo. Di conseguenza OP è congruente a OP secondo. Non solo, ma considerate che abbiamo, mi servono anche questi punti, M il punto medio di P primo ed N il punto medio di P primo P secondo. Ok? Diamo un'occhiata, scrivo qua a fianco, all'angolo P o P secondo. Chiamiamolo alfa. Quanto misura quell'angolo? Beh, per sempre per simmetria assiale P o M è congruente a M o P primo. Per quest'angolo, vado ad indicare in giallo, quest'angolo è ampio come questo, perché sono simmetrici rispetto all'asse A. Inoltre, quest'angolo è congruente a questo per la stessa ragione, perché sono simmetrici rispetto all'asse B. Ma allora tutto l'angolo P o P secondo, tutto questo, è due volte la parte gialla e due volte la parte blu. Ma la parte gialla più la parte blu è beta. Quindi due volte la parte gialla più due volte la parte blu, morale della favola, questo angolo vale due volte beta. L'angolo beta è fatto da una fetta dell'angolo giallo e una fetta in blu. Tutto questo è beta. Qual è il nostro angolo alfa? L'angolo alfa è P o P secondo. Ok, quindi tutto. P o P secondo. Sì. Che è il doppio di M o N. Abbiamo appena dimostrato che se prendo due assi secanti e considero le due simmetrie assiali costruite rispetto al primo asse e rispetto al secondo e le eseguo uno dopo l'altra, ottengo una rotazione di centro di intersezione dei due assi e di angolo pari al doppio dell'angolo tra le due rette. Possiamo vedere subito. Certo. Lentamente. Quindi se prendo due assi secanti e considero. Se mi fate di rifare il disegno. Prendo due assi qualsiasi secanti, A, B, e prendo le due simmetrie assiali rispetto al primo e al secondo punto, e asse, pardon. P viene trasformato in P secondo e la trasformazione risultante
è la rotazione di centro O. O dato dall'intersezione dei due assi, O è A intersecato a B, e di angolo alfa, che è il doppio dell'angolo tra le due rette. Questa è la simmetria rispetto a B combinata con quella rispetto ad A. Cioè, alfa, rilassati, un istante ti prego. Una rotazione di dato centro e di dato angolo, posso sempre pensarla come il risultato di due simmetrie assiali rispetto a due assi che si intersechino nel punto in cui eseguo la rotazione e che formano un angolo che è la metà dell'angolo di cui voglio fare la rotazione. Quindi ogni rotazione non è altro che il risultato di due simmetrie assiali rispetto a due assi seccanti. Non solo, questo ti dice una cosa in più. Se i due assi, oltre che essere secanti, sono perpendicolari, che cosa ottengo? Se l'avevamo già visto. Se l'asse A è perpendicolare all'asse B, significa che l'angolo O è A, B o O, cioè il nostro angolo beta, misura, sono perpendicolari, 90 gradi. Quindi la simmetria rispetto a un asse e rispetto all'altro da una rotazione di centro o intersezione dei due assi e di angolo alfa, che è 180 gradi, che è il doppio di 90. Ma abbiamo già visto cosa otteniamo se facciamo la simmetria rispetto ai due assi perpendicolari. Otteniamo una trasformazione della nota, che era la simmetria centrale. Questa è identica alla simmetria rispetto all'asse, al centro O. Quindi, non solo se fatto due simmetrie assiali rispetto ad assi perpendicolari trovo la rotazione di angolo a 180 gradi, ma questa trasformazione coincide con la simmetria centrale. Quindi la simmetria centrale posso sempre pensarla come una rotazione di 180. Quindi posso pensare come la simmetria centrale come una rotazione di 180. Esattamente. Perché si costruiscono nello stesso modo. Chiaro? Questo è un uguale. Ricordate che questo è un tondino che si chiama composto, è la composizione di trasformazione, non è un prodotto algebrico. Tutto chiaro? Domande? Ok? Ancora un ultimo pezzettino, l'ultima isometria importante che vedremo molto spesso, che è la traslazione.
per definire una traslazione ho bisogno di un concetto nuovo. Che è uno strumento estremamente utile perché lo useremo tantissimo l'anno prossimo in fisica. Il concetto di vettore. Di qui apriamo una breve parentesi e chiariamo che cosa si intende per vettore. Abbiamo già discusso in lungo e in largo del fatto che se prendo due punti nel piano, per questi due punti passa una e un'unica retta, e l'insieme dei punti che stanno sulla retta AB, che seguono A e precedono B, formano il segmento. AB è un segmento. Ok? Nessun problema. Però abbiamo anche visto che il concetto di punti che seguono A e punti che precedono B prevede un'orientazione sulla retta. Seguono A significa io vado da A a B. Ok? Se oltre che individuare il segmento io specifico anche se il mio segmento ha origine in A e termine, se preferite, anche se poi usiamo un altro parola, in B, allora fisso o specifico, o meglio ancora esplicito, qual è l'orientazione di AB. D'accordo? Per far questo, oltre a riportare graficamente i due estremi, li soprassegno con una freccia. Questo significa il mio segmento è un segmento orientato. E ho due opzioni, AB oppure BA. I due segmenti hanno stessa lunghezza, e i punti sono sempre quelli, stessa direzione perché stanno sulla stessa retta, ma verso orientazione opposta. BA è l'opposto di AB. E li disegno come una freccia. Origine del segmento orientato, punta o vertice del segmento orientato. Okay. Se metto la punta qui intendo dire che A è l'origine e B è la punta, quindi intendo questo segmento. Se faccio disegnare a fianco la punta, la metto qui, ho il segmento BA. Okay. Dovrei disegnarlo sopra, ma se no non si capirebbe niente, lo faccio a fianco. Ho due scelte possibili come orientazione. Se oltre a indicare con il tratto diretto che è il segmento, mi interessa anche specificare se comincio in A e finisco in B o viceversa, allora lo disegno come una freccia e lo chiamo segmento orientato. È tutto chiaro? Un segmento orientato, quindi, è definito da tre enti. La lunghezza del segmento, quanto è lungo AB, cioè la distanza di A da B, e quella non ha un verso, perché se vado da A a B o da B ad A, la strada che faccio è sempre quella. Okay? La direzione, che è la retta sulla quale
B si trovano, A e B si trovano. La retta su cui giacciono i punti fissa la direzione. Ok? E il verso. Se vado da A a B o da B ad A. Ma la direzione adesso quindi che A, B e B, A hanno stessa lunghezza, stessa direzione ma verso opposto. Perché appartengono alla stessa retta. Certo. Però vanno da un punto all'altro. Esattamente. I due versi sono uno opposto all'altro, ho due scelte. Ok? Sì. Attenzione. Sul piano ho disegnato due vettori, A, B e C, D, sono dei due segmenti orientati, A, B e C, D, che sono paralleli, hanno la stessa direzione. Hanno la stessa lunghezza, A, B è lungo come C, D. E hanno lo stesso verso. Perché? Due segmenti orientati che siano paralleli non serve che abbiano la stessa lunghezza, ma se sono paralleli, dico che hanno lo stesso verso se congiungendo le loro origini e le loro punte ottengo un quadrilatero convesso. Allora hanno lo stesso verso. Mi spiego meglio. Se invece unendo le origini e le punte ottengo una figura concava, i versi sono opposti. Se ho due segmenti orientati che hanno la stessa direzione, cioè sono paralleli, hanno la stessa lunghezza e lo stesso verso, dico che il segmento orientato a B e il segmento orientato a CD sono equipollenti. Questi non lo sono, fatemeli cancellare. Quindi quando tengo una figura concava sono diverso di opposto o diverso. Se la figura è un quadrilatero convesso, allora il verso è lo stesso. La relazione di equipollenza è una relazione di equivalenza, perché è simmetrica. Se AB è parallelo alla stessa lunghezza, stesso verso di CD, vale anche l'inverso, anche CD ha la stessa lunghezza, direzione e verso dell'altro. È riflessiva, ogni segmento orientato alla stessa direzione, verso e intensità o lunghezza di se stesso, ed è transitiva, perché se disegnassi un terzo segmento, se il primo è equipollente al secondo e il secondo al terzo, anche il primo e il terzo sono equipollenti. La relazione di equipollenza è transitiva, riflessiva e simmetrica, quindi è una relazione di equivalenza. Ok? Questa è una relazione di equivalenza.
perché è riflessiva, simmetrica e transitiva. Le classi di equivalenza, cioè tutto ciò che hanno in comune segmenti di questo tipo, prende il nome di vettore. I vettori vengono indicati da lettere latine minuscole con la freccia sopra. Il vettore AB, vettore B è la classe di equivalenza di tutti i vettori equipollenti ad AB. Se disegno AB nel piano, questo è AB, tutti i segmenti orientati che siano paralleli a questo, della stessa lunghezza e dello stesso verso, si chiamano vettore B. Questo è un discorso probabilmente un po' complicato, per dire che cosa? Che se io prendo questo vettore, questo segmento orientato, e lo sposto dove mi pare, il vettore è sempre lo stesso. Si è detto che più terra a terra non si può. Ok? Che significa questa relazione? Questo è un segmento orientato, ok? Se però lo disegno qui, il segmento non è lo stesso, perché è fatto di punti diversi. Non posso dire AB è lo stesso di CD. Questo è falso. Nei punti orientati i punti sono diversi. Un segmento è congruente solo a se stesso, è uguale solo a se stesso. Però i due segmenti, questo è C e questo è D, orientati hanno la stessa direzione perché sono paralleli, lo stesso verso e la stessa lunghezza. Quindi in realtà sono lo stesso vettore, solo che l'ho spostato, tra virgolette. Tutto questo ambaradan viene fatto per dire, ok, ottengo lo stesso vettore, lo stesso segmento orientato, basta che prendo questo e lo sposto nel piano dove voglio, basta che lo sposto però parallelamente a se stesso. Se lo ruoto non è più lo stesso vettore. Quindi stessa lunghezza, stessa direzione, stesso verso. Beh. Vediamo se riusciamo. Di solito c'è un genere importante dei punti scherzi. Proviamo a vedere se stavolta funziona. Quindi se disegno questo segmento orientato AB e questo CD, anche se AB è lungo come CD, non è vero che è lo stesso vettore, perché il segmento AB non è parallelo a CD, quindi non sono equipollenti, non rappresentano lo stesso vettore, d'accordo?
Invece qualunque altro segmento che io disegno il piano parallelo ad AB, lungo come AB e dello stesso verso di AB, ho come individuo lo stesso vettore. Quando scrivo il vettore come una lettera latina minuscola con la freccia sopra, per indicarne la lunghezza lo metto tra due barre, e questo equivale a scrivere la sola lettera senza freccia sopra, oppure intendo la lunghezza di AB. Questo si chiama lunghezza del vettore, intensità del vettore oppure modulo del vettore. I tre termini sono equivalenti. Per modulo del vettore intendo quanto è lunga la freccia che lo rappresenta. Ok? Può essere utile, e lo sarà a breve, rappresentare il vettore in termini di vettori unitari. Cioè, questo segmento, se questo è lungo 1, chiamiamolo U, vettore unitario, allora V posso sempre pensarlo come il multiplo, per esempio 1, 2, 3, 4 e 5, del vettore unitario. Ok? Un vettore, dico che è multiplo di un altro se hanno la stessa direzione, stesso verso, ma lunghezze che stanno in rapporto dato da questo numero. Quindi 5, quello che sia, 5 è un esempio. Quindi un vettore di un altro vettore, se ha la stessa direzione, stesso verso e lunghezze che sono multiple l'una dell'altra. Dire che V è 5 volte U significa dire che la lunghezza di V è 5 volte la lunghezza di U. Ah, è una U quella? Sì, una U. Però, io sempre scritto U è un vettore. Cioè, di lunghezza unitaria. Ok. Che mi serve come termine di riferimento. Attenzione, chiamiamo W, posso avere anche multipli negativi. Se il multiplo di U ha un coefficiente che è negativo, significa che ha la stessa direzione, lunghezza che è 5 volte U, ma verso che è opposto. Quindi se questo è V, è V, qualche disegnarlo sopra, questo è il doppio. Ha stessa lunghezza, stessa direzione, ma verso opposto, perché il multiplo è negativo. Ok? Normalmente, per ricordarmi che questo vettorino ha lunghezza unitaria, lo si indica col cappuccio sopra. Questo è un vettore di lunghezza unitaria che prende il nome di versore e fatto in modo che la sua lunghezza pari a 1. 1 nelle unità che preferisco. Dipende di che cosa sto parlando. Ok? Vediamo un aspetto pratico di questo, perché sono sicuro che molti si stanno chiedendo di che cosa me ne faccio di questo. Supponete che siete in questo punto A. Ok?
è uno che dice spostati, o meglio comunicate, mi sposto di 5 metri. Sapete dove è andata a finire? Conoscendo la posizione iniziale e sapendo che il vostro spostamento è di 5 metri, avete modo di individuare qual è il punto di arrivo? No, avete infinite possibilità. Tutta la circonferenza che ha raggio 5 metri sono possibili punti di arrivo. Dare solo l'entità dello spostamento non vi permette di individuare il punto di arrivo. Se però dite mi sposto di 5 metri nella direzione da sud a nord, allora fissate la direzione e il verso e sapete quindi esattamente dove arrivate. Lo spostamento è un vettore. Non è sufficiente dare la lunghezza dello spostamento, è necessario, per sapere qual è il punto di arrivo, dare la direzione e il verso. Attenzione a non confondere le due. Do la direzione nord-sud, ma ho due possibilità, o verso nord o verso sud. Devo dare direzione e anche verso. Ok? Se per esempio dico che mi sposto di 5 metri, ma nella direzione da dove sono verso nord-est, allora arrivo qui. Però la direzione è diversa. Ho infinite possibilità. Se individuo, oltre che l'entità del spostamento, anche la direzione è diversa, sono in grado di individuare il punto di arrivo, altrimenti no. Quindi ogni volta che voi vi muovete, mettete in atto un vettore. Inconsapevolmente, ma adesso lo sapete. L'anno prossimo studieremo il primo fenomeno che studiamo, il movimento, il moto. Einstein diceva nell'universo non succede niente senza che qualcosa si muova, quindi è il fenomeno principe per interpretare tutto l'universo, e ogni movimento è in realtà la messa, la realizzazione, la messa in pratica di un vettore. Quindi i vettori sono uno strumento principe per l'analisi del mondo fisico. Quindi ne sentite parlare tantissimo, non tutto in campo. Il mondo sono vettori, sono cose più semplici ma anche cose più complesse. Però il vettore è un elemento chiave. Quando non riusciamo a completare questa cosa, le faremo la prossima volta. D'accordo? C'è ancora un paio di cose da dire sul vettore, ma le vedremo la prossima volta.